Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno, man mano vi arriva l'avviso che siamo in diretta e questa è la nostra ultima diretta Sì. sulle tisane. E trovate tutte le altre salvate sia sul mio feed sia su YouTube, quindi andate tranquillamente. Se andate sul Arrivederci. profilo di Lucia anche lo trovate, quindi io taggo tutto qui sotto, quindi eventualmente ritrovate anche le puntate Le puntate precedenti, che sono tante, ne sono abbiamo tante. fatte 16, Guarda, penso non di lo so. sì. Sì, adesso conterò. Ecco, sì, è Ecco. stata una bella esperienza, piacevole. Sì, e adesso vedremo poi Adesso, che cosa succederà. oggi, Vediamo. cosa succede, di che cosa parliamo? Esatto. Allora, oggi, anche se siamo ancora a novembre, anticipiamo l'ultima infuso tisana di cui abbiamo parlato nell'agenda che ci ha accompagnato un pochino in tutti i mesi e parliamo della cannella che abbiamo qua. Tra l'altro Eccola. dopo Lucia ci dà delle ricette magnifiche. Togliamo un po' di curiosità. Vero? Ecco. Allora, intanto questa qui è la corteccia di cannella, vedete che bella bella Corteccia bella. di Similon. Sì, Esatto, una sì. bella droga, perché anche questo è molto importante. Quando Certo. comprate le erbe per fare le tisane, cercate di evitare quelle industriali, perché comunque la cura che c'è dietro le erbe non è uguale di quella, insomma, che può avere una produzione che poi va in erboristeria, ok? Quindi, andando nella nostra cannella, Sì. è una spezia importantissima che ci accompagna nella stagione che man mano diventa fredda, la spezia ci riscalda e quindi riusciamo a fare questo riequilibrio rispetto alla stagione, no? Magari diventa un pochino più freddo e noi cerchiamo di scaldare che cosa? Il fuoco interno. Quindi la cannella è un'ottima digestiva, è un'ottima pianta che possiamo usare come carminativa, quindi se c'è gas intestinale, quindi c'è un fuoco gastrico un po' Fermentazione, certo, lentino, eh? infatti. Farei solo attenzione se è una persona magari con molto calda di suo, di Allora sì, terreno, bisogna un perché pochino, sì, meno a modularsi, perché esatto. non andiamo ad aggiungere fuoco su fuoco. No. No. L'altra qualità della cannella è che è un'ottima antisettica ad ampissimo spettro, quindi ci protegge le vie respiratorie, stomaco, intestino, vie urinarie, quindi Benissimo, certo. ottima in aiuto. A livello generale ci aiuta a sostenere il sistema immunitario come antiossidante, antinfiammatoria, Storia, ok, certo. fa un sacco di cose. E poi ci sono degli studi più recenti molto molto interessanti sulla curva glicemica. Quindi Esatto. associare anche una tisana con dentro della cannella, aggiungere un po' di polvere di cannella e dopo Lucia ce ne parla, ci permette di gestire la glicemia. Ovviamente sempre se ci impegniamo anche a Attenzione, mangiare sì, bene, perché se no non rigorosamente. possiamo avere dei picchi No. glicemici e poi pretendere che, insomma, Lei col ce li mette a lungo, posto, esatto, ecco. sul lungo poi dopo lei ci continui ad aiutare. Queste sono, diciamo, le indicazioni naturopatiche, diciamo, in Generale, ecco. generale, e quindi possiamo sfruttare davvero la cannella durante la stagione invernale per Invernale, tanti tanti motivi, certo. oppure per le sue proprietà appunto carminative, anche nel resto dell'anno io però la lascerei davvero da parte nella stagione calda, Calda perché no, non ha senso non va usarla, bene, magari non ci certo. viene neanche Ma voglia no, proprio. perché non è stimolante, non è, no. Mentre invece, ecco, appunto, Vai, raccontiamo un che ci po'. sono un sacco di cose bellissime qua sopra. Esatto. E adesso assaggeremo anche. Dunque, è una spezia antica, già conosciuta nel 400-500, tipica originaria della Sri Lanka e dell'isola di Ceylon, da cui prende appunto il nome, anche se abbiamo due tipi di cannella, Sì. sia appunto quella di Ceylon che quella cinese, che però ha una qualità decisamente inferiore anche in principi attivi. I principi attivi della cannella sono notevoli, tra cui appunto delle fibre, dei tannini, terpeni, mucillagini, polifenoli. Non dimentichiamo la presenza della cumarina, che è una sostanza anche abbastanza, insomma, Decisa. decisa, diciamo così, quindi anche attenzione a chi ha problemi o insufficienze epatiche e renali, perché appunto può incominciare un po' a danneggiare. Ricordiamo di non usarla in gravidanza, perché anche quella stimola le contrazioni uterine, quindi magari evitiamo soprattutto l'uso Sì. eccessivo. Ecco.
come si diceva prima, è stata ampiamente utilizzata in tutte le corti reali, eccetera, quindi in cucina, soprattutto sia in piatti salati che in piatti dolci. E qui veramente c'è da sbizzarrirsi Qua noi abbiamo il piatto perché dolce, comunque voi non vedete, ma sì. io ho i dolcetti qua, Ieri che poi sera dopo, ecco, alle Lucia. 10 mi sono fatta le sfogliatine di cannella, che poi vi daremo una ricettina, ma semplice, semplice. Quindi, insomma, come abbiamo detto, utilizziamo la corteccia, che appunto fa parte di questa lavorazione che si arrotolano, e noi quando la vogliamo utilizzare la sbricioliamo, e quindi esce proprio fuori la fragranza, l'essenza di questa spezia particolare. Però non dimentichiamo che abbiamo anche la Certo. cannella in polvere, che io vi consiglio di tenere entrambe in cucina, Sì. perché la polvere ci serve assolutamente da, come dire, unire a piatti, amalgamare, quindi per esempio, non so, se vi do qualche consiglio, io la uso sul caco, la Sì. spolverizzo sul caco che è buonissima, ai bambini la possiamo spolverizzare un pochino sulla ricotta, gli possiamo fare un dessert, una buona merenda sana, Io quando mi poi faccio il ecco caffè il d'orzo, caffè metto un d'orzo, po' di latte d'avena e poi metto una una puntina di puntina di cannella. Sì. cannella. I biscotti, insomma, i famosi biscottini alla cannella, lo strudel, non dimentichiamo che è stata utilizzata anche dentro nelle birre la cannella, ma anche nella famosa ricetta del vin brûlé, dove per esempio, ecco, gli ingredienti qua dentro di questi barattolini, già qua, insomma, ci sono le cosine di Natale, Esatto. abbiamo dentro anche il ecco, per esempio il vin brûlé contiene la corteccia di cannella, la rosa canina, del cardamomo, dei chiodi di garofano, pezzi di vaniglia. Ecco, quindi questa è un'altra specialità che spesso utilizziamo proprio nel periodo invernale e anche durante i nostri raffreddori, Esatto. perché non dimentichiamo, insomma, chi, Sono tutti soprattutto a chi non è astemio, fa uso del vin brûlé a go-go. Va bene, Anche poi perché qua vedo una bella anice anice stellato, io adoro stellato, l'anice che è stellato, stupendo. facciamogliela vedere, ecco, è Eh? simpaticissima Qua, che da così si vedono, utilizzare, ecco ecco. bene, si vede bene, e magari associata alla cannella La è cannella proprio il diventa, suo. poi per esempio se vogliamo, appunto se abbiamo un raffreddore, che sentiamo i primi sintomi di un raffreddore, acqua calda, miele, cannella, chiodo di garofano, insomma ecco, anice stellato, Stellato. tutte queste spezie ci vengono veramente in aiuto perché sono antisettiche. Quindi gli oli essenziali che contengono hanno veramente, come diceva prima Deborah, questa caratteristica di aiutarci. Quindi nelle giornate fredde e lunghe invernali, usiamola veramente, insomma, sì, con parsimonia, ma adesso A proposito dell'olio sì. essenziale, ricordatevi che bisogna coprire le tisane, gli infusi, Sempre, eccetera, perché ovviamente l'acqua non è proprio il modo migliore per estrarre l'olio essenziale, però se in più noi lasciamo aperto, l'olio essenziale se ne vola via. Se copriamo con il vapore, ricircola tutto dentro, quindi proviamo a portare comunque anche qua delle certo, molecole volatili, eh? assolutamente Quindi è importantissimo importante. coprire. Ecco, qua abbiamo un Beh. po' una carrellata di tisane che giusto appunto io formulo con dentro la cannella, quindi dai fiocchi di neve con dentro pezzi di mela, carcadè, pezzi di cannella, pezzi di cosa abbiamo messo? Granelli di pepe, rosa canina, semi di cardamomo. Poi, ecco, poi abbiamo, guarda che Questa è bella la questa felicità, tisana della l'olio. felicità. Finocchio frutti, menta foglie, liquirizia radice, anice verde, cannella, mela frutta, carcadè. Mica male, Fantastico, soprattutto la menta piperita, è stupenda. eh? Ecco, poi anche l'antiossidante, perché come abbiamo un po' detto, le classiche piante, abbiamo messo del tè verde, della cannella, anche qui cardamomo, zenzero radice, carcadè, quindi insomma anche Questa va molto questa bene anche la mattina. piacevole, sì, perché è energizzante Sì. e appunto ci Sì. sostiene un pochino così. Poi abbiamo, beh, insomma, ne abbiamo un po' di tutti i tipi, eh? Fuoco di caminetto, ecco, questa non può mancare, Anche se non chiaramente, abbiamo se non è un caminetto. caminetto, ma anche qua della rosa canina, delle mandorle, la corteccia di cannella, i rooibos, che è il tè rosso africano, quindi Anche lui è bacche bello di vaniglia, antiossidante. ecco, Sì. bacche di vaniglia, quindi come vedete ritroviamo un pochino questi ingredienti,
caldi, piacevoli. E poi la vitamina La C vita della della rosa rosa canina. canina, che insomma è sempre un buon. Poi abbiamo esprimi un desiderio. Ah, questo esprime, forse voglio esprimere Esprimi un desiderio. desiderio. Dentro Bellissimo. qua abbiamo allora bacche di rosa canina, rooibos, vaniglia, insomma, ecco, Sì, olio queste sono le essenziale di piante. cannella. Ecco, adesso Prepariamo. prepariamo una E poi ci tisana. racconti. Poi abbiamo una ricetta, una Sì. ricettina speciale che facciamo esattamente ancora in tempo perché va lasciata in infusione per 30 giorni. Quindi facciamo in Quindi tempo per facciamo in la fine tempo dell'anno. per la fine dell'anno e per Sì. Natale a offrirla alla cena e al pranzo di Natale. La cannella sotto forma di liquore alla cannella, una Liquore. crema. Ah, Una addirittura. crema alla cannella, poi vi Vai. darò la ricettina. Adesso scegli tu Prepariamo. la tisanina, Allora, scegli voglio il tu. desiderio. Eh Desiderio, sì. Perché apriamo questa, ecco, sono senza proprio. eccola. Mettiamola. Abbiamo messo, ma come vuoi, guarda, avevo preparato questo Ah, bellissimo, guardate bellissimo. che carino anche questo, è un infusore in acciaio, lo mettiamo Ovviamente qua dentro. se poi riesco a aprirla. Ce la facciamo? Aspetta. Quindi viene in aiuto la forbice, dai, Mi sa di tagliamola, sì, perché facciamo Lucia così. fa i E pacchettini io bene, faccio, sì, vai. li chiudo bene. Ecco, vai, benissimo, c'è il Metto lì. cucchiaino, Vai, ecco. ti lascio. Intanto io metto, faccio Sì, io, sai? va Se vuoi bene, dare la metti. ricetta. Allora, intanto, ok, allora ti lascio qua Sì. l'acqua calda, ok. Quindi, la ricetta è molto Un semplice. bel cucchiaio a testa qua, Esatto, perché poi abbiamo da mangiare i biscottini, oggi abbiamo esagerato. Allora, abbiamo per 1 litro di liquore 20 grammi di cannella, una stecca di vaniglia, 500 grammi di zucchero, 500 ml di alcol a 95 gradi, 400 ml di latte intero e 200 di panna fresca. Procediamo in questa maniera: pestiamo leggermente la cannella e la mettiamo in un recipiente a chiusura ermetica insieme all'alcol. Lasciamo macerare per circa un mese in un luogo buio. Avere l'accortezza di scuotere ogni giorno il recipiente e trascorso questo tempo facciamo sciogliere lo zucchero con il latte e la panna, portandolo ad ebollizione. Lo facciamo raffreddare e poi uniamo all'alcol e al latte, filtrando diverse volte, aiutandoci con un panno di cotone. Trasferiamo il composto nelle bottiglie e facciamo riposare in freezer per altri 2 giorni prima di gustare e conservarlo in congelatore. Quindi abbiamo una crema liquorosa piacevole, Bene, per i giorni in cui possiamo eh? esagerare. Esagerare, poi dopo Poi dopo ci ci riprendiamo. riprendiamo. Allora, intanto Sì? là sta andando in infusione e ho coperto bene. Ci vuoi raccontare come hai Sì, fatto questi velocemente? semplicissimi, quindi Vai. anche se li ho fatti ieri sera alle 10 potete farli tranquillamente. Quindi prendiamo un rotolo di pasta sfoglia, poi quelle più brave, se hanno voglia di farla in casa, meglio ancora. Quella quadrata possibilmente. Intanto prepariamo con la cannella in polvere, la uniamo al zucchero di canna, il demerara, quello scuro, in parti uguali, tipo 3 cucchiai di cannella in polvere e 3 di zucchero. Mescoliamo bene e uniamo questa, diciamo, questa polvere proprio sopra alla pasta sfoglia e con le mani la facciamo aderire bene alla pasta sfoglia. Poi arrotoliamo da una parte fino a metà la pasta sfoglia e poi dall'altra in modo che abbiamo proprio 2 rotolini. Con il coltello tagliamo tipo 2 centimetri e escono fuori Eccole. un pochino questi rotoletti. Se Sono volete le spennellate anche con dell'uovo perché la pasta sfoglia per essere dorata è piacevole Questo intanto me lo che... tengo, va che bene. E poi mettete in forno a 180 gradi per 20 minuti e vengono dei rotolini di pasta sfoglia, ma con questo piacevole aroma di cannella. Quindi anche ai bambini potete tranquillamente proporlo, Sì, una cosa diciamo che semplice, insomma. in questo periodo dell'anno io dico sempre alle persone che vengono da me, se mangiamo bene 300 giorni l'anno, abbiamo 60 giorni in cui possiamo fare degli sgarri. Quindi nei Sconfinare un 60 po'. giorni ci sono Abbiamo anche le anche ricettine di le ricettine Natale. di Natale che chiaramente prevedono degli zuccheri, prevedono Esatto. qualcosa che, Però se abbiamo insomma, mangiato bene tutto il resto dell'anno, certo. anche in questo periodo possiamo che concederci. Invece, se è Esatto, sempre un insomma, concedersi, di allora sicuro non è una buona l'organismo idea. poi un po' ne risente, quindi Esatto. insomma, come potete Il tempo vedere, di sì, di infusione. solito dai 7 agli 8 minuti, tendenzialmente sono parti un po'
po' rigide, quindi un pochino di più di infusione ne occorrono, ecco. Infatti poi nei sacchettini viene sempre descritto, ecco, l'occorrente segnato, insomma, quindi come potete vedere potete tranquillamente anche fare dei piccoli doni con questi sacchettini, ecco, insomma, alle amiche, si può preparare. Oppure ecco. Stavo pensando che la cannella è molto bella anche da usare come chiudipacco. Come chiudipacco, poi... E poi te lo fai in infuso. Poi te lo bevi. Il chiudipacco come studio. È carino. Poi ricordiamo che veniva utilizzato ampiamente anche per preparare i purpurì, perché essendo anche una spezia... profumata negli armadi o comunque nei cassetti, viene utilizzata anche in quella maniera. Poi per esempio in questo bellissimo libro avevo notato questa bellissima ricetta che mi aveva incuriosito, perché qui ci sono veramente, ecco, è un'antica miscela di spezie, la chiama miscela speziata di Scappi. Bartolomeo Scappi era il cuoco del pontefice Pio V, che rivela gli ingredienti di questa miscela nella sua opera dell'arte del cucinare, uno dei più influenti ricettari della nascente cucina italiana. Quindi ci dà questa ricetta, prendete nota: 24 stecche di cannella, 25 grammi di chiodi di garofano, 15 di zenzero essiccato, 15 grammi di noce moscata grattugiata, 7,5 grammi del paradiso, che è un pepe, 7,5 grammi di zafferano e 15 grammi di zucchero bruno, il demerara. Si sbriciola bene la stecca di cannella, si macinano tutti gli ingredienti e si ottiene una polvere finissima, adesso poi la facciamo vedere, e si conserva in un barattolo a chiusura ermetica per 3-4 mesi. Quindi poi abbiamo questa miscela già pronta proprio per preparare, non so, i biscotti, la torta, nel gelato. Possiamo anche infondere nell'acqua, usiamo una garzina, certo, o una di queste, un filtrino molto piccolo. E quindi ecco, come potete vedere, guarda che bella, ecco. Cioè, questa qui era una miscela di ricchi, sì, di ricchi, sì, perché era... già all'epoca, ecco, quindi abbastanza, vedete? Consistente, ecco. Cioè abbastanza, sì, bello, ecco, insomma, ci sono, ecco, tante, sì, cose veramente che possiamo veramente sbizzarrirci con la cannella, ecco. Sì, quindi possiamo usarla come infuso, sì, molto bene appunto nella prevenzione delle problematiche della gola, no, respiratorie. Possiamo usarla per il pasto come digestiva, possiamo aiutarci per attivare un po' il calore, il metabolismo, sì, visto che adesso fa freddo, forse oggi meno, oggi è una bellissima giornata, in effetti è vero, ci ha voluto meno. Bene oggi, sì, però ecco, nella stagione un po' più fredda. E poi veramente abbiamo chiuso con, sì, una spezia che possiamo usare anche in cucina, che dà calore, sì, dà felicità. Quindi, adesso allora, noi ci versiamo questo, ovviamente, la nostra tisana. Così. Ah, che bella, che bella rossa. Sì, perché c'è rosa canina, c'è rosa dentro. Canina, c'è anche un po' di carca dentro. Sì. E quindi è piacevolmente. È proprio bella rosa. Ecco. Allora, grazie. Grazie a voi di essere stati qua. Noi, sì, facciamo gli auguri, sì, anche, gli auguri, soprattutto Natale, di Natale, fine anno. Grazie per averci seguito, ascoltato, e speriamo appunto di venite a trovare la Lucia se volete provare le tisane, proprio vederle dal vivo. E poi presso il suo studio di Deborah, molto competente, che ha tantissime. Ecco. No, siccome abbiamo preso la tisana esprime un desiderio, chiudiamo così. Sì. Esprimete un desiderio. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Grazie.